L'azienda è nata nel 1980 da me, che sono la socia fondatrice, con l'idea di produrre cosmetici e di venderli direttamente al pubblico. Questa esperienza ha dato ottimi frutti e alla fine degli anni 90 sono arrivati in azienda i miei figli e le mie nuore. L'azienda da piccolo esperimento, da piccolo laboratorio, oggi ha uno stabilimento di 7500 metri quadri e un'ottantina di dipendenti. Cioè, il gusto del lavoro ben fatto è alla base del nostro successo e questo si deve giustamente al fatto che tutti hanno lavorato sentendosi coinvolti in una impresa. Abbiamo voluto dire grazie. E quindi nel 2020 abbiamo diviso un terzo dei nostri utili, un terzo è stato capitalizzato, un terzo alla proprietà e un terzo ai dipendenti. Abbiamo fatto anche un accordo sindacale per cui tutti i dipendenti hanno 3 euro al giorno di ticket per la spesa. L'accordo sindacale prevede anche che a fine anno ci sia un premio dato secondo 3 parametri che sono stabiliti in base all'utile dell'azienda, alla competenza e alle ore di lavoro che il collaboratore ha dato all'azienda. Cerchiamo sempre il più possibile di terminare il lavoro alle 17:30, in modo che così ci sia tempo per ognuno di noi da dedicare alla famiglia, allo sport, e devo dire che questo accontenta tutti. Dal 2016 noi siamo un'azienda benefit, abbiamo inserito nel nostro statuto delle clausole dove noi ci impegniamo in tutti i modi alla sostenibilità, all'attenzione agli altri, all'attenzione all'ambiente e alle politiche sociali corrette. Scegliamo tutti i fornitori che sono impegnati in un'agricoltura sostenibile, usiamo prodotti materie prime biologiche, packaging riciclato e cerchiamo di mantenere anche l'azienda, lo stabilimento, recuperando l'acqua, recuperando i rifiuti, l'energia elettrica attraverso l'impianto fotovoltaico. Insomma, cerchiamo veramente di essere all'avanguardia. Nel corso della nostra vicenda imprenditoriale noi ci siamo incontrati con delle realtà che avevano bisogno del nostro aiuto. Due sono le più importanti: il gruppo Abele, dove sui terreni confiscati alla mafia i ragazzi piantano le piante più semplici come il rosmarino, lavanda, gli abbiamo insegnato a fare gli estratti e poi con quegli estratti gli ho fatto i prodotti. Ecco, questi prodotti vengono venduti attraverso la catena di Libera. Così come mi si chiede di poter aiutare queste donne che a Bobo di Ulasso in Burkina Faso avevano bisogno di realizzare qualche cosa. E io ho detto: producete del burro di karité che io ve lo compro allo stesso prezzo di quello internazionale. E loro si sono date da fare e hanno messo su una piccola azienda che dà lavoro oggi a 25 donne. Con quel prodotto facciamo prodotti che vendiamo in Italia e loro, io sono andata giù con i miei figli, li abbiamo insegnato a formulare i prodotti, a realizzarli e loro vendono la loro linea nel territorio del Burkina Faso, in capitale, insomma è stata una grande bella soddisfazione.